Ricordo che l'anno scorso, già quando la Serie A ha predisposto un documento di proposte, c'era un punto specifico sul VAR che era quello di comunque costante revisione del protocollo, no? Le famose 5 pagine finali del regolamento, proprio per cercare sempre più in modo collaborativo con l'AIA di ridurre quelli che sono i margini di errore che ahimè possono comunque restare. Ricordiamoci che gli arbitri italiani, se guardiamo anche quello che è successo in Premier League quest'anno, in questa stagione, restano un'eccellenza in ambito internazionale. Purtroppo l'errore fa parte dell'uomo, l'ha ricordato anche il designatore Rocchi, quindi si tratterà sempre di lavorare insieme per ridurre il più possibile questo margine di errore.